È tempo di accendere il riscaldamento, ma attenzione alle cose da sapere e soprattutto da fare se si ha una caldaia. Come tutti gli anni, il 15 ottobre, salvo stagione clemente, inizia l'inverno termico, ossia la possibilità di accendere i nostri impianti domestici di riscaldamento. Una cosa che ci ne è sottolinea e dice in principal modo a tutti i cittadini di far controllare i loro impianti termici, come prevede la norma, che lo prevede un controllo biennale sui fumi, chiamati generalmente fumi, ma è l'efficienza dell'impianto, e un controllo annuale per pulire l'impianto e guardare se funziona bene. Di farlo, perché questo gli dà sicurezza, gli fa risparmiare soldi di gas e soprattutto inquinano meno. C'è una novità che ovviamente noi siamo ormai vicini alla partenza di quello che è chiamato comunemente CRITRE, cioè il catasto regionale degli impianti termici. Ora, fino ad ora, in altre parti della regione è già partito, perché non avevano il biennio termico nella provincia di Ferrara e si conclude il 31 dicembre di quest'anno. Dal primo dell'anno, del prossimo anno, tutti gli impianti termici devono essere accatastati comunque entro il 31 dicembre 2019, e tutti gli impianti termici, quando faranno il loro controllo, quindi il classico bollino che oggi pagavamo e che andava o in comune di Ferrara o alla provincia di Ferrara, a seconda se il comune era sopra o sotto i 40.000 abitanti, dal 1 gennaio andranno in regione. Essendo un sistema telematico, diventa molto difficile poi non fare questi controlli, come purtroppo oggi avveniva, che molti impianti non venivano controllati. La preoccupazione di mettere a posto il proprio impianto è del conduttore dell'impianto, chi ci abita, che può essere il proprietario o l'affittuario, però lui deve preoccuparsi di far fare i controlli al suo impianto. Gli impiantisti abilitati, quelli che hanno tutti i requisiti della Camera di Commercio per poter esercitare questo lavoro, hanno l'obbligo di accatastare l'impianto. Prima avevano fatto già il libretto cartaceo, oggi faranno il libretto telematico sul catasto regionale, e sempre gli impiantisti che vanno a fare i controlli periodici faranno l'invio telematico dei rapporti di controllo del loro impianto con il relativo bollino, a questo punto qui regionale, al catasto regionale. Quindi l'impresa ha l'onere di fare bene il lavoro tecnico e ha l'onere di caricare tutti i dati alla Regione Emilia-Romagna. Il cittadino ha l'obbligo di legge di far controllare il proprio impianto. Lo scandalo dei gas refrigeranti, più comunemente conosciuti come F-gas, liberamente venduti anche su internet, continua a far discutere. Una situazione denunciata prima della ribalta nazionale da CNA, che torna su questa vicenda e avverte sui rischi di chi opera su condizionatori in casa e nelle auto, ma anche nei frigo, senza avere le autorizzazioni necessarie. La nostra associazione ha sempre segnalato il commercio, diciamo illegale, perché di questo si tratta, dei gas, perché per legale noi intendiamo la tracciabilità del gas, come prevede la norma, cioè ossia che chi lo vende deve preoccuparsi, e deve farlo per norma, verificare che il soggetto che sta acquistando questo gas, per poi metterlo in opera, sia certificato e patentato. Questo non viene fatto, e proprio come dicevo in settembre è partita. Grazie ad un programma di Striscia Notizia che ha affrontato questo problema, una denuncia da parte di CNA ad Amazon, che è uno dei principali venditori via internet di prodotti. Tutti quegli impianti che funzionano e creano freddo tramite questi gas fluorurati, che principalmente sono l'R407, l'R410, l'R332, li troviamo nei nostri condizionatori di casa, li troviamo nelle macchine perché fanno freddo, le troviamo nei frigoriferi domestici o nei frigoriferi industriali. Sono molto pericolosi perché hanno un indice di infiammabilità alto e hanno soprattutto un indice di pericolosità ambientale molto elevato. In poche parole, bruciano ossigeno. Quindi gli impianti non tenuti in apposito, diciamo in regola, possono creare problemi principalmente all'ambiente e alla sicurezza delle persone. Thank you.
Due aziende di Ferrara e associate a CNA, protagoniste a SMAU, il Salone Macchine e Attrezzature per l'Ufficio di Milano, evento di riferimento nei settori innovazione digitale per imprese ed enti locali. Tra tutte le candidature CNA pervenute a livello nazionale, SMAU ne ha selezionate due dell'Emilia-Romagna e sono entrambe di Ferrara, logicamente e Red Turtle. I workshop che CNA Comunicazione Terziario Avanzato insieme alle aziende selezionate terranno a SMAU saranno il 23 ottobre. Si terrà martedì 16 ottobre alle 17.30 nella sede di CNA Ferrara in via Caldirolo la finale estense del premio Cambiamenti 2018. Le neo imprese candidate saranno valutate dalla giuria e a Ferrara sono state 22 le start-up, create soprattutto da giovani, che hanno concorso alla scorsa edizione del premio, operanti in vari settori, tra le altre dalla robotica al turismo. Per i giovani sotto i 25 anni che vogliono entrare nel mondo della moda sarà un'opportunità per sviluppare un'idea creativa. Per chi ha più di 25 anni sarà l'occasione per sperimentare liberamente le proprie inclinazioni verso il fashion design. Si tratta del bando di concorso Ricerca Moda e Innovazione promosso da CNA Federmoda Ferrara, già online sul sito internet di CNA Ferrara. I modelli vanno presentati entro il 30 novembre.